of us has to be. It's time to pop. Mi chiamo Maria, ho qualche chilo di troppo e ho deciso di affidarmi a Natura House. Ciao Maria! Chiara è la mia consulente Natura House. Mi guida nel raggiungimento del mio peso e benessere con consulenze settimanali gratuite e prodotti naturali. Con il metodo Natura House impari a perdere peso mangiando e a mantenere la linea in modo semplice, naturale e conveniente. Ciao Luigino, ciao, ciao Giancarlo, ciao. grazie per essere presenti come al solito grazie. a grazie Bastia a d'Intorni. So che siete stati a fare un bellissimo viaggio in Etiopia che in realtà non è una vacanza ma è una cosa eh, completamente diversa. Luigino ce ne vuoi parlare? Sì, in realtà abbiamo abbinato l'utile al direttevole. La motivazione mm. per la quale siamo andati in Etiopia, io e Giancarlo, è un progetto, una missione per un progetto di cooperazione finanziato dalla regione dell'Umbria al quale abbiamo partecipato al bando regionale del 29-11-2011. Il Circo Culturale Primo Maggio di cui sono il presidente ha partecipato con due progetti. Uno di questi progetti riguardava l'Etiopia. È stato finanziato con alcune migliaia di euro e questo progetto in realtà è in collaborazione con l'LVA che è una ONG cattolica eh, di, di Torino Cuneo e il comune di Campere che ha fatto da ente capofila del GSI, del gruppo di solidarietà internazionale. Questo progetto si chiama Umbria for Water, Umbria per l'acqua, per perché sì, riguarda l'accesso all'acqua potabile nella Voreda, che vuol dire distretto provincia, nella Voreda di Siraro, che è nel sud dell'Etiopia, a circa 500 km da, da Addis Abeba. Qual è stato il periodo del viaggio? Siete tornati recentemente? Sì, sembra. siamo andati dal 4 al 14 di maggio. Dieci giorni siamo stati, sì, viaggio compreso. Prime impressioni, Luigino? Beh, intanto noi siamo andati per verificare che il progetto fosse stato realizzato e questo l'abbiamo verificato perché il progetto si completa adesso a luglio. E eh, noi abbiamo verificato l'esistenza di un pozzo d'acqua profondo, 220 metri, che serve a rifornire di acqua un'area, eh, acqua che poi va conduttata risparmiando chilometri e chilometri alle donne dei villaggi della zona eh, e questo eh, in realtà ehm, si trova a Elala Corche, eh, il nome mi è difficile da pronunciare, nel, nel villaggio di Elala, di Elala Corche e eh, permetterà appunto di eh, dalla circa 7 litri al secondo di acqua, eh, un'acqua buona, hanno fatto già eh, l'esame chimico, quindi è perfetta, Benissimo. sia per la salinità e soprattutto per l'assenza del fluoro, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede al massimo 1,5 mg di fluoro, in un'area invece che è la zona della Rift Valley dove normalmente è molto più alta la percentuale di, di fluoro, che ha degli effetti molto negativi sulla salute, a cominciare dalla sbiancatura dei denti, ma anche dal mongol quindi anche delle malattie. E quindi è preziosa l'acqua, non solo per la fatica, cioè non andarla a prendere a chilometri di distanza, ma proprio anche fornire l'acqua buona perché quest'acqua è acqua che viene dall'altopiano e quindi, è appunto, in cui la percentuale di flora è molto ridotta, è acqua appunto buona come gli esami chimici che il nostro partner, è appunto, l'LVA, che ha una struttura in loco, ha potuto verificare con gli esami fatti. In quante persone siete partiti qua dall'Umbria? No, semplicemente io e Giancarlo, insomma, anche perché eh, normalmente eh, noi eh, diciamo, debitiamo a noi stessi i costi della trasferta eh, lasciando quello che la Regione ci ha dato tutto per il progetto. Eh, con questi soldi è stato finanziato anche un intervento rispetto a una scuola in un villaggio che è in una voreda eh, diversa, mentre questa qui eh, è nella voreda di Sciasciamene, Mene, il, eh, il pozzo. Eh, poi c'è una scuola in un'altra voreda che è quella di, eh, di Siraro eh, che si chiama Dongoro Boncoglie, Però... dove è stata fatta una scuola e dove attualmente eh, vanno 573 studenti, di cui 377 sono maschi e 196 sono sono femmine e lì abbiamo potuto uh, verificare come sia stato fatto un, uh, un contenitore che contiene fino a 50.000 metri cubi d'acqua, che è il frutto dell'acqua anche piovana che scende, quindi che è incanalato in questa sì. struttura e che permette uh, ai bambini appunto, che vanno a scuola e ai ragazzi di, di poter soffrire dell'acqua e sono state costruite anche delle latrine, dei bagni, insomma cosa merce rara merce normalmente, rara, esatto, con la possibilità poi di potersi lavare, cosa appunto altrettanto rara normalmente. Quindi in questo caso abbiamo visto che il pozzo è fondamentale per l'agricoltura, per l'igiene personale, insomma l'acqua è fondamentale. Senza alcun dubbio, ci sono delle ripercussioni per la mancanza d'acqua non solo nella salute della gente, e per esempio una delle malattie è la diarrea, è lì. ma anche negli animali, quindi l'assenza dell'acqua porta anche alla riduzione della quantità di latte, per esempio che le mandre di, di bovini che loro hanno, insomma o anche di, di capre producono. Quindi eh, de degli effetti diretti. Eh, Sull'importanza anche economica, cioè sulla salute degli uomini, degli animali certo. e sugli effetti anche economici. L'acqua è un bene prezioso. No? Quello che diciamo bene sempre. comune come bene. abbiamo fatto per la campagna per l'acqua, eh, su cui purtroppo il nostro governo non ha preso i provvedimenti che il, gli italiani: 27 milioni di italiani che hanno votato per l'acqua pubblica dovevano prendere, cioè la riduzione dei costi. Certo. Adesso eh. abbiamo fatto un appello, magari eh sì. sai. Sì, vedremo. sì, perché è gravissimo quello che è successo in Italia. Dove la gente ha votato una cosa, ma insomma il governo fa tutt'altro. Luigino, siete partiti da Addis Abeba e perché lì c'è l'aeroporto chiaramente, però c'è anche un altro motivo. Sì, certo, c'è la sede in Etiopia dell'LVA di questa ONG, nostro partner, e soprattutto c'è Stefano Stirpe che è mio amico e eh, l'amico con il quale abbiamo condiviso, dal quale è partito il progetto. Io ero già stato. Eh, per motivi personali, a casa sua, quattro anni fa, parlando, è venuta fuori l'idea del, del progetto: di fare qualcosa per l'Etiopia, quindi contribuire a trovare fondi per dare alcune opportunità insomma, a, a, alla gente locale. E quindi, con Stefano Stirpe, che poi ci ha fatto visitare ovviamente la sede dell'LVA, con lui abbiamo intrapreso questo viaggio in macchina fino a, a Shashamene, che è nella regione dell'Oromia e quindi nella voreta di Sciasciamene, una città abbastanza, abbastanza grande dove c'è un'altra sede dell'LVA e da lì poi con Silvia Lanzetto che era la responsabile eh, tecnica insomma, del progetto siamo andati a vedere le opere già realizzate insomma, e a capire quel poco che ancora manca per completarlo dicevo entro luglio il progetto ho capito, allora che cosa manca ancora? La domanda nasce spontanea un po' di, di, di condutture per il trasporto dell'acqua, eh, alcune sistemazioni poi c'era da sistemare un po' rispetto al generatore, perché poi ovviamente è stata acquistata anche una pompa, un generatore eccetera. Quindi co il contenitore dove tenere queste cose eh, è certo. stato fatto, insomma, era un po' da completare eh, questa parte, ma insomma oramai siamo agli sgoccioli. Di che cifra hanno avuto modo di disporre? Il progetto complessivo è di circa 42.000 euro. È eh, una cifra abbastanza importante, sì, sono riusciti sì, a di cui, fare cui molto. La, la Regione ci ha dato per ora la prima tranche, quindi eh, poco più di 3.000 euro, ma cioè, complessivamente ci dà 6.000 euro, gli altri soldi sono a carico delle LVA eh, e del Circolo Culturale 1 Maggio. Benissimo, allora facciamo un, un pochino perché tu sei, siete due viaggiatori incalliti, <ride> vorrei sapere qual è stato proprio il vostro giro, il vostro tour all'interno dell'Etiopia. Siete partiti da Addis Abeba, poi mi sì, ho detto esatto. che avete toccato. Sì, un'altra parte è, è possibile vedere il panorama che è splendido, fatto di altipiani. Poi in, in quell'area, Infatti, Addis Abeba, ricordiamo, è una città che è, sì, molto, è molto in alto, alta, è molto... sta a 2400 metri, è veramente molto in alto. Uno non se ne rende conto, stando lì, però, però è così, insomma. E poi c'è questa storia anche italiana con. Certo, ehm, cosa con è rimasto dell'Italia adesso? Po eh, alcune, strutture, alcune strutture, è una rapida trasformazione. di Sabeva intanto è grandissima, enorme: ha superato nettamente i 4 milioni, va verso i 5 milioni di abitanti. Di cioè. abitanti, quindi è molto più grande di Roma e eh, c'è una grande vitalità. L'Etiopia sta crescendo a un, il suo PIL a un tasso del 7,5%, ma la stessa sì. popolazione, l'Etiopia oramai eh, è più come, è più grande come estensione perché è circa quattro volte l'Italia, ma anche come popolazione oramai ha raggiunto oltre 77 milioni di abitanti, con una certo. crescita del 2,5%. Facciamo, facciamo un rapporto, in Italia siamo più o meno 60 milioni Esatto, esatto. Quasi ma poi con una milioni. crescita notevole negli ultimi, negli ultimi anni, appunto. Eh, perché questo, il tasso di natalità è molto alto, dicevo intorno al 2,4-2,5%, E' ovviamente una popolazione molto giovane, la maggior parte della gente è al di sotto dei 30 anni della popolazione e eh, ha un tasso... Eh, Devo dire che però si arriva, si muore abbastanza presto, insomma, tra i 45 e i 50 anni normalmente. Media eh, di vita molto se, bassa, se, perché comunque è un paese se, in via di sviluppo se. e quindi ci sono i pro e i esatto. contro. Um, volevo chiederti eh, come sono i giovani, i giovani etiopi, eh, sono. sono insomma, culturalmente eh, un popolo che cerca eh, di avvicinarsi alla cultura, più diciamo. Più, se, come la vediamo noi, europea, oppure mh, mantengono ancora molto le loro tradizioni. Ma sai, buona parte della popolazione in Etiopia ancora si dedica alla pastorizia e, e all'agricoltura e quindi è gente che non vive nelle grandi città insomma eh, normalmente anche se stanno crescendo eh, notevolmente. E, e il problema cultura c'è cioè una cifra ancora consistente di, di ragazzi che non vanno a scuola. Noi ne abbiamo visti tantissimi per strada, c'è cioè una marea di pastorelli di ragazzi giovanissimi con le loro mandrie di capri e, o appunto di vacche. E che era in giro a lavorare, purtroppo, insomma. Quindi la scolarità ancora non è molto elevata, però sta aumentando fortemente. Insomma, oramai ci sono molti, anche molte ragazze che cominciano ad andare all'università, c'è una scuola italiana, italiana sì, importante, frequentata da centinaia di ragazzi, quindi da, da molti etiopi. Sì, poi abbiamo proseguito il nostro viaggio, la, dicevo Shashamem è una zona uh, abitata dagli oromo, insomma, in, eh, in Etiopia ci sono 64 etnie sì, che nascono da 8 gruppi principali, eh, si parlano circa 80 lingue e 200 dialetti per dire insomma, la vastità, eh, ma eh, questa quantità è anche qualità, insomma, anche la diversità. Eh, che noi abbiamo visto e apprezzato delle etnie, insomma. abbiamo fatto eh, un giro in particolare, abbiamo visto alcune popolazioni, insomma, i Conso ma eh, 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 i Mursi, che è importante? Cioè... Eh, no, gli, Or gli, Or gli Oromo sono quelli forse più numerosi in assoluto. Eh, I Conso che è l'altra città dopo Albamince che noi abbiamo visitato, che è una cittadina particolare perché è città patrimonio mondiale dell'UNESCO, chi l'avrebbe detto ma è città patrimonio mondiale dell'UNESCO, per una particolarità. Il tipo di terrazzamenti fatti con la pietra un po' sul modello ligure diciamo, sì. eh, eh, che permette di contenere l'acqua e il terreno, quindi di non scivolare a valle e quindi di poter coltivare. E normalmente loro mescolano le culture, cioè non fanno un'unica cosa, ma all'interno del terrazzamento producono più cereali. Certo, diciamo. Diversificano esatto. esatto all'interno, certo, posso la dire una volta, cosa? No. Su Conso abbiamo una particolarità. A Conso vive un Perugino, un professore universitario. <ride> che è andato in pensione, il professore Enrico Castelli, un antropologo che ah, ha sposato certo, un'etiope, una donna di Conso e che ha, ha costruito lì un museo, ah, un museo benissimo. che poi potremmo anche vedere in una pubblicazione che lì certo, ho comperato certo. e che abbiamo visto e che eh, questo museo è stato inaugurato due anni fa, ovviamente con la presenza eh, sì, cosa... de, dell'ambasciata italiana, eccetera, mm. quindi un fatto culturale molto importante per quel luogo. Ho capito, fammi capire però eh, in modo particolare cosa contiene questo museo, perché Castelli a un certo punto ha deciso di aprirne uno. Lui era, già, era già un appassionato, aveva già un riferimento a Montone, quindi avevamo un museo già a, a Montone eh, in Umbria. Eh, contiene un po' di tutto, in particolare le ceramiche, eh, mm. che sono i contenitori insomma, che le donne utilizzano. Uh, per mangiare, insomma, per cucinare e così via. E, e c'è una struttura però in cui fanno anche attività teatrali. Lui ha costruito un piccolo Inventura. teatro all'interno del museo su cui fanno proiezioni, mm -hmm. eh, quindi film eh, o cose scientifiche, eccetera. Insomma, interessante perché insomma, trovarlo in questa, in questa parte dell'Africa oggettivamente sì. eh, è stata una cosa che non pensavo. Una, sì, una sorpresa. Benissimo. Giancarlo, allora adesso vediamo... A te. le tue impressioni da viaggiatore ormai incallito insieme a Lugino quali sono? Beh, rispetto al viaggio che abbiamo fatto in Niger è stata un'esperienza completamente diversa perché qua si vede che è un paese in via di sviluppo perché facendo 700 chilometri da Addis Abeba a Ginka dopo siamo andati al parco mago, e cioè in pratica stanno costruendo strade, asfaltando strade a, a, a tutta birra e penso che probabilmente eh, hanno detto che sono i cinesi che stanno investendo lì, come ha hanno fatto la metropolitana di superficie a Addis Abeba, stanno costruendo queste strade qua perché lì sta investendo oltre che i cinesi anche gli europei. Perché? perché investono lì secondo te? Eh, perché probabilmente il costo del lavoro sarà meno de della Cina e, de e del cosa, no? Quindi tu prevedi uno sfruttamento della eh. risorsa umana? Certo, probabilmente sì, perché già gli olandesi hanno fatto una marea di serre, tu passi, i fiori che vendono gli olandesi in Europa e in giro per il mondo vengono dall'Etiopia e dal Kenya a maggior parte. E quindi c'è anche Cinem che vuole investire in COSO. C'è Nem quelli che CINEM, producono sì, abbigliamento. Quelli che, sì, quelli che producono abbigliamento che vogliono produrre in Kenya e in Etiopia perché eh, allora loro se fanno queste strade eh, i, i mezzi di trasporto dopo non ci avranno problemi, saranno le strade come le nostre, noi abbiamo inaugurato ufficio, ufficiosamente l'autostrada che arriva da 50 km dalla periferia di Addis Abeba che dovevano ancora inaugurare, è una tre corsie e Noi abbiamo evitato minimo un'ora di traffico perché da 70 km dalla periferia di Addis Abeba già c'era la, la, la coda, come se fosse stato ehm, proprio. Un momento di punta sì, a Milano. Un momento di, di, di punta anche a, a Perugia. Quindi secondo te era un segno della costruzione ancora della, della, della vecchia colonia italiana lì? Sì, probabilmente qualcosa c'è rimasto, tipo Arba Mince che in lingua locale aramica. Vuol dire 44 sorgenti. Quando siamo stati a visitare il parco lì, eh, eh, e le 44 sorgenti, la guida che ci ha accompagnato ha detto che ancora ci sono dei macchinari d'origine italiana, che quindi sono lì magari da 70 anni, ancora stanno funzionando. Quindi eh, vuol davvero, dire davvero. che noi. Siamo Quando più vogliamo, siamo più bravi di costruire dei cinesi. Ecco. Però eh, è, una, è una cosa strana che non ce l'ha voluta far vedere. Perché gli italiani non è che sono solo che esportano mafia e camorra, esportano anche principi di solidarietà. Senti, come viaggiatore, cos'è una giornata, un momento che, che ti ha segnato che ti ha colpito di più? A giugno comincia la stagione delle piogge, però siamo a maggio, quindi c'è la pre-stagione delle piogge. Quindi, tante volte, Mamma Africa è arrivata eh, a diventare matrigna Africa, ci ha fatto visitare eh, la tribù dei Conso, eh, vicino lì, eh, sotto un, un diluvio, e con, le, eh, eh, sì. con un po' di difficoltà. Per fortuna che loro uh, usando i terrazzamenti usano le pietre, avevano dei, dei sentieri, camminavano sopra le pietre, sotto c'era il russello d'acqua da, che, che, che scorreva. Loro la raccolgono tutta l'acqua piovana che, che cade, sono organizzati? E, sì, ho visto che c'hanno dei contenitori da, da, dappertutto di plastica dove eh, raccoglievano l'acqua, dove non ci sono queste cisterne che abbiamo visitato noi, che sono belle. Belle prospettive. Dopo, sta ONG quando mm, finisce l'opera, la, la, la concede alla comunità lo, lo locale la gestione e la comunità locale si, eh, si forma sotto forma di cooperativa. Rispetto alle cooperative italiane o comunque quelle che conosciamo noi, sono simili secondo te? Eh, non lo so, io mi sono fatto dare lo, lo statuto che è scritto in lingua aramica e in lingua inglese e me lo studierò perché ho detto voglio vedere la, la differenza tra eh, le cooperative nostre che seguono il trattato della Comunità Europea e quelle lì. Se eh, risalgono alle origini delle cooperative, che una volta era a, a solidarietà e altruismo. La prospettiva della solidarietà e dell'altruismo delle vecchie cooperative, da quando sono nate, in Italia esiste poco perché, soprattutto, le cooperative di logistica te, te vanno a prendere i, i magazzini delle varie società e pagano gli operai loro molto meno di magazzinieri e cose. Quindi, Tante società cedono alle cooperative di lo, logistica a queste, questi lavori questa e, questa, e questa non è cooperazione, questa non è solidarietà. Questo magari a taglio dei costi del personale, sfruttamento, certo, tra virgolette. C'è certo, certo. qualcuno che mi ha detto che i tuoi genitori sono nati in Etiopia, <ride> non dico chi l'ha detto. No, I miei genitori sono partiti da, dall'Italia, dal Veneto e sono andati in Etiopia, prima in Eritrea, ad Asmara, quando era ancora Africa orientale italiana, era in colonia e lì si sono conosciuti e si sono sposati a Gimma, è tornato a Gima, tu a vedere. No, purtroppo perché non siamo riusciti ad arrivarci. Purtroppo. Non siamo riusciti ad arrivarci perché è, è talmente grande eh, l'Etiopia, dopo non tutte le strade sono asfaltate, quindi quando che fra un anno o due i Sticinesi avranno finito <ride> di fare le strade sarà molto facile viaggiare lì perché è molto interessante vedere anche queste culture che sono molto diverse, cioè anche tra, tra, tra di loro come costume, come usi. Perché... Qual è la popolazione che ti è rimasta più impressa proprio per questo, dal punto di vista dell'etnia, di, di come si, si vestono, delle usanze? Ma eh, allora, i Conso sono eh, una tribù che mh, eh, discende dai, eh, da agricoltori, perché hanno fatto i terrazzamenti come hanno fatto in Liguria, quindi lì... Gli animali, però animali li trovi dappertutto, mentre magari i mursi, che stanno molto più sotto, e lì sono magari eh, più allevatori che coltivatori. Però tu trovavi eh, capanne con recinto magari di cactus, di piante alte 3-4 metri, che avevano l'orto, avevano il mais, avevano il girasole, avevano il sorgo. C avevano i cereali che usano loro per fare il pane che tra l'altro era molto buono io invece volevo ritornare su alcune eh, piccole caratteristiche quando siamo andati nel villaggio Conso ci hanno ringraziato lui parlava di matrigna acqua sì, ma il fatto che abbia matrigna, piovuto loro hanno visto noi coloro che avevano portato l'acqua e siccome avevamo dato anche un po' di soldi per questa visita quindi ci hanno ringraziato sia per l'acqua che avevamo portato che per i soldi e quindi, che, e quindi questi braccialetti questi sono i regali della popolazione no, questo, no in realtà questi li ho comprati, però è significativo perché dimostra la varietà delle etnie. Questi braccialetti ognuno è di un'etnia diversa. Questo è un braccialetto Mursi: il mm -hmm. primo, il secondo è Conso, il terzo è Amer questi sono Borana, dimostrazione delle tante etnie, in particolare poi in quell'area, la valle dell'Omo dove noi siamo andati, insomma ce ne sono molte insomma, di, di etnie diverse. E vorrei ricordare ovviamente che i, i Mursi sono eh, quella popolazione le cui donne hanno il disco labiale davanti e sì. anche eh, nelle orecchie, insomma. E poi hanno molti di questi braccialetti al braccio e anche, e anche nelle gambe, sì, nelle, nelle caviglie. Senti... Esatto, so. Lugino, una domanda assolutamente sciocca, ma ogni tanto li tolgono per questo. Sì, 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 sì. Avrebbero difficoltà. Guarda, questa cosa che è strana, alcuni dicono che probabilmente per loro è stata una risorsa ai tempi della schiavitù, quando appunto prendevano le donne per renderle schiave, eh, in questa maniera invece non le prendevano perché, perché dal loro punto di vista, anche se invece costituisce un elemento di bellezza per il... Loro maschi. Vorrei ritornare su un'altra cosa importante. Eh, perché noi abbiamo visitato diciamo, la parte più naturale eh, de, dell'Etiopia, perché poi ci sono altre aree dove io sono andato, penso alla Libela nel, nel nord, dove ci sono 11 chiese scavate nella roccia, bellissime, Bellissimo. insomma, o la città di Gondara, che è molto bella. Qui invece la natura prevale e eh, all'interno della natura lo si vede perché le strade hanno continuamente attraversate eh, da eh, mandrie, no, eh, eccetera. E l'animale ha la priorità perché tu ti devi fermare, quindi anche la velocità. Nel, nel potersi muovere Gli autovelox no, esatto, esatto, <ride> esatto, Ma tantissime, veramente una Grandi. quantità enorme E non solo attraversavano In molti casi le capre eh, o le vacche stavano seduti sulla strada Comodamente, quindi dovevi aspettare che si alzavano Giancarlo a questo punto, e era e lui che scendeva E le autostrade toglieranno tutto questo insomma, Che per me era bellissimo, insomma Non è un elemento folcolistico, È la natura, è la loro storia, insomma È la loro vita Un'altra cosa che volevo dire Quando noi ci fermavamo, allora tutti i bambini se ehm, avvicinati... L'assalto dei bambini. l'assalto dei bambini. La cosa strana che a volte eh, magari ti chiedevano i soldi, cose così, oppure ti vendevano braccialetti, cose così, ti dicevano cara mele, cara mele. Cioè, sapevano questa parola in italiano, non lo so come mai. Che dire, questo viaggio è come al solito stato interessantissimo, ci cioè, avete mostrato un'Africa così aperta alla, non solo al turista, cosa che magari noi siamo sempre abituati a vedere, programmi dove ci sono questi, si parla di turismo, alberi, noi abbiamo visto un'Africa diversa come sì. al solito. Legino. Sì, ma innanzitutto il vero motivo rimane la cooperazione e di questo è la nostra soddisfazione di aver visto il frutto delle nostre relative fatiche insomma, e impegno e la costruzione di un rapporto con le popolazioni locali, eh, ovviamente la cosa che ricordo con più affetto è stato l'incontro con il comitato locale e la popolazione del villaggio questo per me è stato il momento essenziale volevo dire che abbiamo visto un'altra cosa che è il lago Ciamo il lago Ciamo ci sono i coccodrilli è una cosa quindi molto eh, sì, ci eh, sono dei coccodrilli molto grandi e altri eh, uccelli e anche popota, e l'ippopotami esatto, la, la siete cavata perfettamente non era un lago da watching perché c'erano tanti di quei uccelli coso che veramente era stu stupendo anche se stavano vicino ai coccodrilli che strano no alla mattina se stavano riposando erano sonnolenti quindi noi siamo andati anche due metri da, dai coccodrilli che dormivano certamente se erano svegli non ci avvicinavamo così vicino perché erano veramente bei bestioni grossi allora, che dire, grazie mille per le sì, vostre testimonianze. Credo che abbiamo speso bene i soldi degli Umbri, quelle eh oh, migliaia di euro che la regione dell'Umbria ci ha dato con questa che ovviamente sa, eh, ringraziamo, ma anche il comune di Campello che ci ha aiutato, sa, ci ha fatto da, da capofile in questa impresa, oltre ai nostri amici dell'LVA e dell'altra ONG. E penso che... Eh, eh, molti Umbri potrebbero impegnarsi in questo, nella cooperazione che oggi è essenziale, tantomeno che sono venute meno delle risorse e quindi anche i nostri certo. contributi personali o di associazioni eh, è molto importante in quei, quei paesi grazie, chiudiamo così il nostro incontro e al prossimo viaggio Regino ah, ciao, ciao, grazie Rientieri, di nuovo grazie ciao. a voi, ciao, ciao, ciao. grazie, grazie ciao. Roberta grazie mille